che l'ho schiacciato un po' troppo forte. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera a quelle belle e a quelli brutti. Buonasera soprattutto a Fuck Mark. Buonasera a Lucia, Marti Ferrari, Riccardo, Mattia Mazzella. Mattia Mazzella, buonasera. Allora, ragazzi, lo vedete che bello? Ditemi se vi piace lo sfondo. Riccardo, non mi si sente. Buonasera Giulia Sonic, Roberta M90, buonasera. Ragazzi, ditemi se vi piace il vulcano, ragazzi. Fate un sondaggio. Si sente o no, ragazzi? Io mi sento. Buonasera a tutti. Buonasera zia Tata, Chiara. Buonasera. Ragazzi, guardate il vulcano. Questo vulcano è molto accogliente. Hai visto? Hai visto? Guarda, io lo faccio vedere. Possiamo divertirci facendo un sacco. Possiamo divertirci facendo un sacco di trigger insieme. Un casino, lo so, è bello Lisa. Ragazzi, è fantastico, non è bello. Cioè, è ipnotico. Tutto dentro, tutto dentro. Tutto dentro. Tutto dentro. Che ne pensate, ragazzi? Mattia, se puoi fare un sondaggio, Mattia. Secondo voi potrebbe succedere che esce più fumo? E tipo fumare. Buonasera. Buonasera. Chi è che ha scritto buonasera qua che non vedo io? Buonasera Lucia, buonasera. Vai, non vedo. Lucia, buonasera. Buonasera Lucia, è bello vero? Buonasera Morgano, cioè è fantastico ragazzi. Cioè, io lo lascerei qua così quasi lo lascerei. Cioè è ipnotico ragazzi, veramente ipnotico, lo sarei definire. Sì Lucia, per favore se puoi scrivi se vi piace il vulcano o se non vi piace. Per capire se devo fare o non devo fare il reso. È costato all'incirca 30 euro. Lo lascio davanti. L'avete notato il quadretto? L'avete notato il quadretto, ragazzi? Come se bello Brad Pitt, grazie mille. Sembra Brad Pitt. Lo lascio davanti, lo potrei lasciare qua, guardate. Mi piace. Messo qua, secondo voi è il posto giusto? Lo potrei lasciare messo qua. Va bene, qua. Buonasera, sono sempre Matti, buonasera. Però poi, non lo so, prima forse mi sono addormentato, non lo so. Mi sono messo a letto alle 10, mi sono svegliato dopo mezz'ora. Quindi boh, non so che dirvi, c'è un vuoto in me in questa serata. No, mi sono svegliato un po' stanco. Quindi ho detto boh, meglio evitare. Meglio evitare. Hai perso 50 euro per colpa dell'IVA al 97esimo. Fantastico, Francescone, fantastico. Sempre belle notizie.
stai sniffando il vulcano come se non ci fosse un domani. È vero, Riccardo, è vero. E c'è una cosa che vi volevo dire. Relax. Chiara. Grazie mille di Chiara. Grazie, Chiara. Un bacione a te che hai rinnovato e hai fatto la sub per il quarto mese. Cioè, dopo il ban, dopo 13 mesi di ban, hai fatto per la quarta volta l'abbonamento al canale con Amazon Prime. Io non posso non ringraziarti. Grazie mille, Chiara. Ma grazie mille. Grazie mille, Chiara. E come vedi, sono tornato con il vulcano. Ti piace il vulcano? Ti piace il vulcano, Chiara? Grazie, grazie, Chiara. Chiara 2 e anche zia Tata, che sarebbe Chiara. Grazie a tutti. Allora, ciao Aurora. Chissà di chi saranno i due no. Attenzione, attenzione, soltanto due no. Ma è una valanga di sì. Ma è una valanga di sì, ragazzi. Il capitano ci ha visto lungo, il capitano. Il capitano ci ha visto lungo, è una valanga di sì. Riccardo, dai, poverino, anche Marzo, però mica possiamo pensare solo a noi. Ma che cosa? Non ho capito. Non ho capito. Chiara, ascoltami, Chiara 2, sei nel gruppo Telegram degli abbonati, Chiara. Parla con me, Chiara 2. È una valanga di sì, ragazzi. Forse starebbe meglio da questa parte. Forse starebbe meglio di qua. Vabbè, anzi, perché così la chat non si vede. Relax. Mattia, grazie mille, Mattia, per aver regalato l'abbonamento a un nome impronunciabile. Grazie di cuore, Mattia Mazzella. E io che pensavo che non mi volessi più bene, Mattia. Chiara 2, vuoi fatta la lettura sensitiva? Se vuoi fatta la lettura sensitiva, nome, età e situazione sentimentale. Grazie, Mattia. Poi se vuoi ti faccio moderatore, Mattia, dimmi tu. No, perché mi sa che non lo sei. Buon pomeriggio, Miguel. Buon pomeriggio. Ok, Chiara, nome, età e situazione sentimentale. Tra l'altro è quasi partito l'upgrade. L'uptrain. Chiara, 21 anni, fidanzata. Va bene, Chiara, mi dispiace. Uno, due, tre. Se tu non mi vuoi, io ti voglio bene. Mattia, io ti voglio benissimo. Io ti voglio meravigliosamente bene. Grazie, Mattia. Allora il treno funziona che se in questo momento dovessi ricevere un abbonamento, parte il treno. Durante l'uptrain noi finiamo nei consigliati di Twitch e dovrebbero entrare più persone se il treno viene... Se il treno viene... Più, sì. Che cazzo ne so? Quando parte l'uptrain, non è partito, adesso si sta dicendo attenzione, l'uptrain si avvicina. Se qualcuno si abbona o regala un abbonamento o dona tipo tanti bit, parte l'uptrain. Durante l'uptrain si sale nei consigliati, capito? È una minchiatina, è una cosa che fa sparare soldi a Twitch, ma anche a me, capito? E vengo dal Brasile, qualcuno che in questa diretta, sì, Lucas, Miguel, Lucas. Allora, per quanto riguarda l'ambito, non ci vuole una laurea, l'ambito sentimentale, Chiara, sì, compare un treno, alla fine compare l'emoticon del treno, chi ha partecipato, per esempio, chi dona, gli compare il treno per 2-3 giorni, l'icona del treno, sì, compare il treno. Comunque, stavo dicendo, Chiara, buonasera signor Franco. Chiara, per quanto riguarda l'ambito sentimentale, Chiara, il 5 di fiori sta a indicare una situazione piatta. Stai attenta, diciamo, a non cadere nella trappola della... Io oggi non riesco a parlare. Nella trappola del far diventare monotona la tua situazione sentimentale. Delle situazioni.
a qualche tensione che si potrebbe creare in ambito sentimentale. Quanto è bello il vulcano, ragazzi! Quanto è bello il vulcano! Eleonora! Allora, Mattiazzella, poi dimmi se vuoi diventare moderatore, sì o no? Se sai fare il moderatore. Ora posso un po' di pace. Certo, Chiara, grazie mille, Chiara. Chiara, ma tu per caso mi hai seguito anche su YouTube? Così, bello che prima guardavo sempre i tuoi splendidi occhi, ora guardi il vulcano. Ma come? Adesso guardi il vulcano, non guardi più i miei occhi. Buonasera, Paolonio. Buonasera Roxy, buonasera. Teresa Vulcano, Roxy, do you like Vulcano? Tutte le sere guardando il live su Twitch. Ma prima del mio ban e adesso che cosa hai fatto in questi 13 mesi senza di me? L'avevo scaricato solo per guardare i tuoi, ma grazie mille Chiara. Ma su YouTube mi hai seguito in questi mesi. Situazione sentimentale, ma non è lo stesso, ma mi hai seguito. Ciao Herman, tutto bene? Mi devi dei soldi? Spero che il canale raggiunga i 100k, grazie mille. Io spero che li raggiunga su YouTube, più che altro 100k. Certo, Chiara. Io riprenderò, penso, il canale YouTube appena avrò Cappuccino. Che vado a moderare. Ciao, Just Lomba. Buonasera. Buona moderazione, Just Lomba. Ti piace il vulcano, ragazzi? Come vi sembra? Non è bellissimo questo sfondo adesso? Non è molto meglio la live ora. Allora, Mattia, 16 anni, single. La tua fidanzata probabilmente non esiste e non esisterà mai. L'ambito dei doveri mi risulta che tu non lo applichi per nulla. Ma grazie Roberta per aver regalato l'abbonamento a Just Lomba 97, moderatore di Mara Croft. Grazie mille. Per quanto riguarda l'ambito della salute, mi risulti già morto. Sì. Alessio, ma veramente tu hai 16 anni e sei single?
appena sfondarla, penso che anche lei voglia essere sfondata. Mattia, non hai 16 anni, Mattia. Non hai 16 anni, per questo le carte ti hanno detto questo. Eleonora, per quanto riguarda la situazione sentimentale, risultano degli alti e bassi incostanti. Va bene, Eleonora, il che non mi fa pensare al fatto che sia la storia della tua vita, ma sono previsti dei litigi per i prossimi 30 giorni. Per quanto riguarda l'ambito doveri, non so se tu studi o lavori, però devi rimboccarti le maniche, perché potresti avere qualche imprevisto. Vecchia volpe, Davide Mata, 07. Vecchia volpe, grazie mille per esserti abbonato al ragazzi 222 222. Grazie mille Nefario, grazie per esserti iscritto al vecchia volpe. Per quanto riguarda la salute, almeno quella bene ma non benissimo, non c'è grandissimo entusiasmo, diciamo, dal punto di vista della salute. Davide, ma tu ci sei nel gruppo degli abbonati, Davide? 222. Oh yes, baby. Vi voglio benedire. Si avvicina, ragazzi, il prossimo abbonamento dovrebbe partire. Allora, c'è qualcun altro che vuole fare la lettura, così possiamo iniziare. Allora, ragazzi, mi è stato comunicato che in Germania il numero 222 vuol dire che è un numero che si deve bere, ragazzi. E allora, ragazzi, adesso prendo il goccetto di limoncello, un po' di limoncello, e lo bevo per ecco, non sfatare questo mito, questa cosa. Alla vostra, ragazzi. Un sorsino, ho bevuto un sorsino, ma così a collo, sì, Roberto, a collo, sì. Allora, ragazzi, tra gli abbonati c'è qualcuno che questo mese non ha ricevuto la lettura sensitiva dedicata a Roxy, questa. Marzo, certo, Davide, dai, nome, dai, situazione sentimentale. Grazie Alessio, dai. Però ragazzi, dovete essere veloci a scriverlo, dai. Davide, 16 anni single. Cioè, ogni volta, ogni volta ve lo devo ridire. Per esempio, il quarto mese di abbonamento, Davide, dovresti saperlo come funziona, no? Nome, età e situazione sentimentale. Il bello è che mi prendete in giro, perché lo dico sempre nome, età e situazione sentimentale. Ma come vedete, ragazzi, lo dico sempre perché ancora non l'avete imparato. 1, 2, 3. Per quanto riguarda la situazione sentimentale, non sono previsti cambiamenti nei prossimi 30 giorni. Sei single.
cosa? Che cosa, Riccardo? Ma che state scrivendo, ragazzi? Ma che succede? Ma siete irrequieti? Sì, chi ha fatto l'abbonamento? Nome, dai, situazione sentimentale. Ma quante volte lo devo dire? Ma perché non lo capite? Mi vuole per d'albero? Ma che volete, ragazzi? Se fa questo brutto scherzo. Anche tu, Mattia. Laura The Swift, vecchia volpe. Laura The Swift, Midnight, mi ricordo di te. Vecchia volpe, buonasera. Comunque, perché state litigando? Io posso cantare. Ma stasera siete irrequieti, dai. Mi sono testato e mi è entrato. Ragazzi, calmatevi, dai, siete irrequieti. Vabbè, ragazzi, a chi devo fare la lettura? Michele, 12 anni. Impossibile, non puoi avere 12 anni. Serata, tapping e baci. No, basta, Riccardo, hai fatto troppo casino, basta. Non ci sto capendo più niente. Domani te la faccio oppure più tardi. Adesso no. Dalla doccia, Roxy. Ti aspettiamo qua. Ma come cazzo c'è finito là? Il panoramico. Ma sì, Paolonia, mi fa impazzire. Mi fa impazzire. Cioè, guarda dove va. Guarda. Ma che fa? Ragazzi, il panoramico si è impossessato. Si è impossessato della live, il panoramico. Signor Franco si è offeso per il comportamento che ha avuto Mattia. Buonasera, Edo Rizzi, buonasera. Il panoramico lo spinge al vulcano, ma veramente. Buonasera, Giacomo. Ieri com'è andata? Che cosa? È andata bene la live? Era un po' brillo, però è andata bene. Ti ha offeso, signor Franco? Marti Ferrara, questi baci sono per te, Marti.
dai, si palmi, signor Fa. Mamma mia, stasera siete proprio eccitati, vi giuro, che quasi quasi mi vado a coricare, signor. Ragazzi, siete eccitatissimi tutti. Siete maledettamente eccitati. Non è possibile. Come mai soltanto 50 aspetta? Ho appena avviato ora e non ho fatto la live su TikTok. E comunque non sono pochi 50 aspetta. Chi è? Bannatelo. Bannate Ryan 158. Piatelo. Piatelo, piatelo. Grazie comunque per esserti iscritto al canale. Grazie mille. Iscritto e bannato. Chi vuole dei bacini, ragazzi? Brava Federica. Chiara, questi baci sono per te, Chiara. Buonasera, Ivan. Marta, te l'ho detto di prima. Giulia. Certo, Chiara. Lucia, questo è per te, Lucia. Sì, Riccardo. Dal bot, tra l'altro. Tutto bene, Susanna? Edorizzi, si contenga, che domanda è? Un bacione, ragazzi. Sono in live sull'app Viola, link in bio. Susanna, ti consiglio di scaricarla se non ce l'hai. Si vede meglio, si sente meglio. Guardate, sullo sfondo c'è un fantastico vulcano. Non so se lo vedete qua. Vedete questo vulcano? Vedete questo vulcano? Vi consiglio di venire a vedere come si vede sull'altra app. Sei sfamata, affamata. Edorizzi mi deve dei soldi, lei la sub col Prime, oppure non le rivolgerò più la parola, no, sto scherzando niente, però stia attenta a cosa scrive, perché ci sono alcune cose che sono vietate dal regolamento. Non mio, regolamento non mio, ma dell'app. Buonasera Eric, buonasera, come stai Eric? Valentina, guarda che bello sfondo che hai Valentina. Allora, com'è andata la prima live col vulcano? Mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tanto? Io alla fine ho deciso di metterlo su.
sniffi. Queste luci dietro sullo sfondo molto bella pure. Ma questa sempre su Amazon, l'hai preso? Penso che farò il resto, credo. Del vulcano. Perché non lo so, dal vivo non è bello come mi sembrava dal video. No, invece è carino. Sì, è carino, però boh, non lo so, per l'ASMR. Non ci vedo, ecco, speravo di poterlo utilizzare in diversi modi. Intanto ero convinto fosse a batteria. E mi piaceva l'idea della batteria perché potevo spostarlo. Invece così col cavo. Su Twitch, lo sai come si chiamava? One sub, one shot. Praticamente ogni sub bevevo uno shortino di limoncello. Dopo 10 shortini ero andato. Signor Franco, perché parla con Stream Elements? Stasera nessuno fa le roselline, che rincoglioniti, sono creepy. Secondo me su TikTok quasi compiuto. Marcio, sei molto bello. Grazie Elisa. Secondo me le live su TikTok vanno più forte il pomeriggio. Si sta riprendendo, ragazzi, su Twitch, venite lì, molto meglio di TikTok, molto molto meglio. Adesso vedrete che anche Valentina farà Twitch e cambierà idea, vedrete che anche Valentina cambierà idea. Lei si deve fidare del buon vecchio Marso, si deve fidare. Allora io... Ciao Deborah. Sì, io domani ti chiamo e parliamo. Chiamami, ti spiego tutto, massima disponibilità. Io non posso che essere contento se tu vieni su Twitch. Vedrai che comunque mi ringrazierai fra un mese, magari non mi ringrazierai subito, fra un mese mi ringrazierai. Ah, si sente meglio, si vede meglio e guadagni di più. Dimmi perché dovremmo stare su TikTok. Marcio, sei molto bello. Grazie Ivana. L'unica cosa meglio di TikTok è che hai più spettatori su TikTok. Quello sì, su TikTok arrivi facilmente a 400, no? Magari su Twitch è difficile arrivare a 400, ma comunque... Grazie Giulio, pazzo!
15 euro in questo momento. Grazie Giulio, grazie anche a Elena per esserti iscritta al canale. Giulio, questi 10 euro vanno tutti spesi su cappuccino, in benzina su cappuccino. Grazie mille Giulio. Marzo, sei molto bello. Grazie Chiara. Punto esclamativo tipo senza S. Oppure scrivi soldi. Oppure scrivi soldi. Comunque ti spiego. Allora, su Twitch tu puoi fare le live o come le fai su TikTok col telefono. Magari conviene metterlo in orizzontale, però non conviene. Perché non sfrutteresti tutto il potenziale dell'applicazione. Sarebbe come TikTok, in poche parole. Ma non sfrutteresti tutto il potenziale dell'applicazione. Il potenziale dell'applicazione lo sfrutti con un software tipo OBS, che è un software gratuito per fare le live. Attraverso OBS tu riesci ad organizzare per esempio il volume, a eliminare i rumori di fondo ad esempio, riesci a mettere degli effetti, la chat in sovrappressione, quando ti donano partono dei suoni, puoi impostare la grafica, puoi fare di tutto e di più. E inoltre, volendo, puoi anche fare la live in contemporanea anche su TikTok, cose che io non ti consiglio. Arrivo ad un certo punto, io ti consiglio di... Grazie Giulia per i 5 bit. Per far parlare il bot 50 bit, ragazzi. E io ti consiglio di fare la live col tuo cellulare su TikTok, normale, come la stai facendo ora. Ti fai mezz'oretta di live, un'oretta di live, quanto vuoi tu. Poi dici, ragazzi, la live continua su Twitch. Prendi tutta la tua fanbase di TikTok e la sposti su Twitch. E fai solo Twitch. Io infatti faccio così, faccio mezz'ora, un'ora di live su TikTok, poi mi sposto, faccio solo Twitch. Perché? Perché comunque poi vedrai che capirai che funziona. Oh, che imbarazzo, aspetta un attimo, imbarazzante mio nonno. Le tartarughe che ci danno dentro. Per esempio adesso ci sono delle tartarughe che scopano il live. Vabbè, ti dicevo che dopo ti scrivo per il video dedicato. Grazie Giulio Melandri, grazie per i 5 euro. Ti spiego tutto, vedrai che renderemo Twitch un mondo fantastico. Poi è bello perché possiamo, per esempio, tu stacchi la live, fai il raid a me. Io stacco la live, faccio il raid a te, le nostre community si intrecciano. Facciamo squadre, io, tu, Sara, Uma, possiamo fare squadre, possiamo fare, capito? Possiamo diventare noi tre, crescere insieme. Possiamo crescere insieme. Io non, perché noi dobbiamo essere alleati in questo mondo di... Cosa bella, qual è che su Twitch non si guadagna solo con donazioni, intanto gli abbonamenti è più facile, perché alcuni possono essere gratuiti col Prime, in generale costano di meno e a noi arrivano di più, prima cosa. Seconda cosa, si guadagna anche con le pubblicità, quando si hanno 100-200 spettatori si guadagna un euro l'ora più o meno, fai, tu fai 4-5 ore di live al giorno, anche dipende, nel periodo di Natale si guadagna pure di più. Grazie Roberta. Cioè ti banna pure. Io sono stato bannato 13 mesi e la differenza tra Twitch e TikTok è che tu non puoi fare un altro account. Non puoi. Non è come su TikTok che ti bannano io 3 profili, 4 profili, 5 profili. Non puoi. È una piattaforma, diciamo, che finché funziona è buona, seria. Però diciamo, io sono stato sfigato, eh. Tu pensa quando io ho iniziato... a fare Twitch e ci siamo spostati su Twitch, mi ricordo che c'era Mary Jane ASMR, Glory ASMR, cioè Mary Jane oggi lo fa praticamente come lavoro Twitch, per farvi capire. E io quasi, cioè adesso che sono tornato su Twitch guadagno molto di più di prima, capito? E dobbiamo fare così la vita. Sì, ti spiego tutto, ti spiego tutto. Vedrai che all'inizio ti sembrerà difficile, ma dopo un mese ingranerai. I fratelli di crosta, tu però sai che fai? Prima guarda qualche mia live quando stacchi da TikTok, guarda qualche mia live, così inizi a farti un'idea. Me lo devo scaricare. Eh sì, intanto scarica.
offerta M90. Grazie mille per aver regalato un abbonamento a Fratelli di Crosta. Siamo 223 cuori che battono e che mi danno dei soldi. Grazie mille, Fratelli di Crosta. Sono a 223 abbonati. 223. Grazie, Robby. Stop, freeze. Mi hanno frizzato. Mi hanno frizzato. Su Twitch mi hanno frizzato. Hanno donato il freeze. Grazie, Serdi. Stop, freeze. Roberta, si contenga, Roberta. Ma che perché donate sempre sto freeze? Avete la fissazione del sto freeze? Grazie mille. Mi piace così l'effetto che fa. Non riuscire a beccare il momento. Ma il momento di che? Ma il momento per cosa? Aspetta che devo per... Sembra che fa tutto a fuoco, sempre. Ma il tuo fa tutto questo fuoco. Lo sai che c'ha varie potenze, che ha tre livelli di... l'hai capito? Tre bottoni. Sì, ma no, però... A me non fa tutto sto fumo, infatti quanta acqua ci hai messo dentro? No, poca. Meno gliene metti, più fumo fa. Davvero? Certo. Ah, ecco. Ma comunque dipende anche dalla potenza. Vabbè, io comunque lo devo finire. Io l'ho messo al massimo. Sarà con il cielo stasera se posso al fumo. Ma si contenga, Lisa. Ma che c'entra? Questo è vapore, non è fumo, ragazzi, è vapore. Sembra che sta andando a fuoco qualcosa, vero? Ma è spettacolare, a me piace. È vero, è ipnotico. È ipnotico. E tra te carina, tra te sembra parlato a fuoco. Allora, Volpe, ti piace? Volpe è dedicata a te. Saremo una squadra fortissimi. Io, Uma e Valentina su Twitch. Saremo una squadra fortissima, ragazzi. Se volete possiamo fare una call domani, io, tu e Sara. Facciamo una call. Così ve lo spiego tutte e due, ve lo spiego. Vi spiego tutto. Voi stasera scaricate l'app. Thank you.
ragazzi, scusate, tap tap roselline, tap tap roselline, tap tap roselline. Questi cucchiaini a Volpe Caraibica, a Certic e a Roberto M90. Ricky Rosberg, vecchia Volpe, sono tornato. Tu dove sei stato, vecchia Volpe? Dove sei stato? Mi devi dei soldi, Ricky, lo sai benissimo che me ne devi. Ragazzi, dai, prendiamoci la vittoria. Ti saluto da nanna, ma ci risentiamo presto. Ti voglio bene anch'io, Ricky. Buonanotte. Anch'io sono molto contento, ma te l'avevo scritto in privato, Ricky. Tu pensi sempre a qualcos'altro. Grazie, Anais. Allora dite di cui limone liberatorio. Limone liberatorio. Ah, a te non piacciono i limoni, vero? Ti do una pennellata liberatoria. Tutto dentro luminoso, Volpe Caraibica. Tutto dentro luminoso. Tutto dentro luminoso. Tutto dentro luminoso. Oh, abbiamo perso.
cazzo! È successo un casino. È caduto tutto. Il vulcano è caduto. È successo un casino. Anche il lampadario. È tutto bagnato. È tutto bagnato. Aspetta, vado a prendere Burkina Faso. Grazie mille Burkina Faso per esserti iscritto al canale. Come devo fare, Valentina? È tutto pieno d'acqua. Ma scusa, ho lavato il tavolo che non lo lavavo tipo da 2 mesi. Peccato che con questo ci lavo anche il bagno. Mamma mia. Madonna mia, Simo, ma veramente, guarda. Sì, adesso li faccio i baci.
ce l'ho così. Mi senti? Pronto? Parla. Parla. Mi senti? Benissimo, cazzo. Pronto? Questa qua mi sa che si è rotta. Andiamo per la qua. Qua ti sento, qua no. Come mai? Non ti sento. Forse perché non hai l'acqua dentro. Parla, vediamo. Mi senti? Un po' di più, sì, adesso un po' sì. Sì, forse c'era l'acqua. A funzionare. Buonasera Giulio Melandri. Allora ragazzi, la live continua su Twitch, link in bio. Si sente meglio, si vede meglio, mi pagano, va bene Twitch. Ci sentiamo lì ragazzi. Ci sentiamo lì. A presto. Link in bio. Marzo 94. Così o come era prima? Pronto, 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 pronto. È l'effetto Mars, è vero, è vero. Anche le ragazze diventano tutte bagnate. Allora, ragazzi, preferite l'effetto così con meno luce o con più luce? Comunque mi sa che sta cuffia non funziona più. Più o meno così. Sembra di sì. Giulio Melandri, visto che stasera hai donato 15 euro e permettetemi di dire che 15 euro sono soldi, ti dedico un temporale tutto per te Giulio, temporale per Giulio Melandri. Soffia un vento lieve, 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 lieve. Che porta nuvoloni neri, neri. E inizia a piovere mentre il vulcano erutta. Dedicata a Giulio Melandri. Squarcia.
stasera, stai cosa, stasera, stai cosa, stasera. Thank you.
fatelo partendo dal mio link. Se dovete comprare una cosa a me, partite, o qualcun altro, fatelo partendo dal link di Mara, perché Amazon lo capisce e non funziona. Le ragazze coraggiose, le ragazze emancipate, le ragazze indipendenti, le ragazze che sanno uscire le palle. Brava Volpe, brava, 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 brava. Ci perde lei Volpe, non ci perdi tu, ci perde lei. Epica, sei ufficialmente moderatora, 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 moderatora di primo livello. Buonasera, sensei, buonasera.
Allora ti spiego cosa devono fare qua i moderatori. Intanto mi devi fare un bel sondaggio, Volpe, per scegliere il prossimo trigger. Prosegui, fai un sondaggio. Sensei, clicca sul tasto delle notifiche, se no veramente dovrò toglierti da moderatore, sensei, se non entri nelle live in tempo. Pulcione, grazie mille Pulcione per esserti iscritto al canale. Grazie mille, grazie mille, grazie. Marzo distrugge i vulcani, le amicizie e anche le fighe, Roberta. Anche le fighe, vecchia volpe. Emanuele di Costanzo ha riscattato Tico Tico per 30 secondi. Ciao Mara. Questa allergia, sento fastidio alle orecchie. Forse delle radiazioni con l'acqua hanno fatto uno strano effetto. Tipo una scossa ho sentito. Ho sentito una scossa nelle orecchie. Certo che posso, certo che posso. Hai fatto l'air massage? Certo che posso, Trulina. L'air massage. Te lo faccio subito se puoi, eh. Hai fatto l'air massage, Trulina? Mancano le orecchie per l'air massage, però me le recupererò, comprerò il microfono di mano. Però guarda, ti faccio un massaggio alle orecchie. Mettiti le cuffie, mettiti comoda. Mettiti comoda. Oh yes baby, Trullina. Mettiti comoda. Chiudi gli occhi. Lascia sprofondare le tue spalle sul letto. Oh yes baby, Trullina, Lina, Trullina, Trullina, Trullina. Immagina di essere
in una baita di legno. In questa baita c'è un grande letto soffice. Tu ti sdrai su questo letto, lasci sprofondare le spalle su questo letto ed entra nella baita, nella tua stanza, dove c'è anche un camino che scoppietta, scoppietta e riscalda l'atmosfera. Un bellissimo massaggiatore. Oh yes baby, trullina. Questo bel massaggiatore che stai sicuramente immaginando inizia a massaggiarti i capelli, ti accarezza dolcemente, in maniera decisa e dolce, i capelli. Oh yes baby, trullina, 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 trullina. Relax, 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 relax. Scende, scende dal cuoio capelluto e incomincia a massaggiarti veramente in maniera delicata la parte esterna delle orecchie. Prima a destra e poi, indovina un po', a sinistra. Poi il massaggio continua per il collo, dove si percepisce la presenza di una bruttissima tensione, che va piano, 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 sciogliendosi. Oh yes baby, trullina, trullina, trullina. Massaggio prosegue sempre in maniera lenta, ma anche dolce, ma anche violenta, violenta, violenta. Yes baby, trullina, 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 trullina. Scende per tutta la colonna vertebrale, tutta la colonna. Tuttavia, come io spingo questo microfono, l'energia tenta di ritornare e ora rispingo via. L'energia negativa tenta di ritornare e ora rispingo via. Fino a quando, dolce e meravigliosa trullina, si dà un colpo così deciso e netto da farla venire via. E l'energia negativa viene via e poi ritorna. Baby trullina, poi si va nell'interno coscia si incomincia ad applicare un massaggio
molto particolare. Si parte dai pollici, con i pollici, e poi con tutte, con tutte le punte delle dita della mano, e si incomincia a far andare via tutta la tensione accumulata nel tempo, tutto lo stress, e si incomincia a stimolare l'interno coscia. Io lo sto facendo alle tue labbra. Trullina, 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 trullina. Marzo, sei molto bello. Sono bello, sono bello, sono bello, sono bello. Chi è che ha rischiattato la fiaba? Chi è che ha riscattato la fiaba? Che non ho capito. Ma fiaba è che la devo inventare o che la devo leggere? Il richiamo della beccaccia sui sub. Mi sa che ora riscatto videochiamata in diretta. Ok, ok. Va bene, sensei. Chiamami su Telegram e ti rispondo. Ma quando l'ha riscattata? Quando l'ha riscattata non mi esce. No, Roberta non mi esce. Vecchia volpe di una Roberta non mi esce. Buona continuazione, Trullina. Salutami. Mara. Buonasera Cristian. Buonasera. Ma non mi risulta, non mi esce. Non mi risulta. Ma non mi risulta proprio per niente, capito? C'è anche andando avanti sopra, non mi risulta. Come dobbiamo fare? Non mi risulta. Bacetti. Non mi risulta per niente. Anche scendendo, capito? Buonasera Mario Costo, buonasera e bentornato. Vecchia volpe. Sul c... Ma si vede il vulcano, ragazzi, lo notate?
Grazie, l'hai riscattato. Il foro là dietro ti piace? Il vulcano è completamente oscurato alla chat. Vabbè, ma si nota un po', no? Si nota un po'. Non lo trovi ipnotico. Non lo trovi ipnotico. Buonasera, serendipiti. Forse sarebbe meglio metterlo tipo più avanti, tipo qua. Però qua mi cade. Adesso guardo. Lucia, adesso guardo. Cosa? Non capisco, Arianna, chi è gettonato? Non capisco, che cosa vuol dire quando sono gettonato? Ma quanto sei gettonato, cosa? E lo so che si vede di più. Attenzione, Sensei Atomic riscatta schiuma. Ma come lo metto qui, ragazzi? A parte che non mi si vede in faccia. Voi dite qui è perfetto, ma mi copre la faccia. Lo metto qua, ragazzi. Perché quando lo guardate, quando lo... Ragazzi, c'è qualcosa. Sono elettrizzato, ragazzi. Sensei Atomic ha riscattato schiuma. Sensei, vuoi fatta la schiuma? Era un messaggio. Ciao Roxy, you have change idea on Vulcano, have you change idea? It's amazing. Schiuma.
schiuma. Stavolta, ragazzi, non ci cascherò. Non mi sporcherò la faccia. Non mi sporcherò la faccia. Con la schiuma cascasse il mondo. Mi piacerebbe però mettere il vulcano durante l'esecuzione davanti. Sarebbe Itz, comunque è un oggetto. Grazie mille, Felpa, per esserti iscritto al... Così, bella vista, bellissimo. Ok, mettiamo un po' più in qua, però. Ok, così va bene, dai. Sì, è uscito, stiamo attenti a non farlo cadere, assolutamente. Per il momento avanti, poi lo rimetto dietro, ragazzi. Sulla sedia io. Ottimo. Allora, è arrivato il momento della schiuma. Put it back in the sky. Roxy, you're a asshole. Che è successo? Che è successo a tuo nonno e al tuo migliore amico? Ma che pensieri hai, Felpa? Mi devi dei soldi, Felpa. Sembra che sto prendendo. Quasi. Mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Uno shampoo. Scende l'acqua. Scroscia l'acqua. Ah, aspetta. Annulliamo il sondaggio, aspetta. Annullate il sondaggio. Etna, Vesuvio. Sapete?
giusta. Ma se ne comprassi un altro e lo metterei nei due angoli, secondo me non sarebbe figo metterne due? Non sarebbe bello metterne due, ragazzi, tutto pieno di vulcani, uno lo chiama Etna, uno Vesuvio.
disastro. Thank you.
mettiamo sul nasino. Che poi il problema lo sapete qual è, secondo me? Che io lo metto, cioè, avevo bisogno di un altro libro, forse un altro libro ed è perfetto. Un altro libro li devo mettere. Comunque è sempre pericoloso metterlo avanti. Ma come lo ignori, Federica? È che tu ti sei trasformato in una sirena. Perché mi dovresti essere? Ci fate caso che c'è un vulcano alle spalle? Ma il cellulare dove l'ho messo? Si è bagnata la presa, Lightning. Dimmi Lucia, dimmi! Dimmi Lucia! Certo che ti cago Lucia! Quale? Quale? La notte di Natale? Che canzone vuoi? Marta Leandra. Buonasera, Marta Leandra. E benvenuta qui sul C. Ana. Buonasera Aster, buonasera. Buonasera. Marzo è la Lucia, dimmi Lucia. Che cosa ha scritto che non ho letto? Perché non leggo Lucia? Sì, nuovo sondaggio Lucia. Lo chiamiamo Etna o Tetua. Allora ragazzi, vi spiego quali sono i due vulcani più grandi d'Europa, l'Etna e il Tetua. Il Tetua addirittura è più alto dell'Etna, 3700 metri il Tetua, 3600 metri l'Etna, 3300 forse, 3400. Comunque il Tetua è il vulcano più alto d'Europa. Sapete dove si trova il Tetua? A Tenerife. Avete capito? Chiamava il signor Franco. Chiamava il signor Franco, eh? Tenerife. Io chiamerei il corriere per se gli ha dato il ritiro della restituzione. Basta chiamare Amazon, Federica. Sonka XYZ, grazie per esserti iscritta al Ana. Ma che fine ha fatto il signor Franco? Era da un amico il signor Franco, Roberta. Talking, Kamara.
chiamare in modalità no talking, eppure sta parlando. E fanno talking, ma parla, Volpe. Ma parla, io la sento parlare. No, io la sento parlare, io. Io sto sentendo che parla. Quando arriviamo al sub call parla per 10 minuti. Mica lei, gli hanno donato 21 sub, a me me ne avete donate 4. Cioè, ma che cosa ha mare in più di me oltre alle tette? È una talking fake, io non parlo, io non parlo. Comunque ragazzi, anch'io voglio iniziare a spingere il livello 2 di abbonamenti. Se ci fate caso ragazzi, ci sono più livelli di abbonamenti. Se ci fate caso, 2 meno 4 e manco quelle. Vabbè Axis, ecco, piano piano ci riuscirai anche tu, amico mio, vecchia Volpe. Comunque tu mi devi dei soldi, Axis. E che vi stavo dicendo? E non mi ricordo più. Buonasera, Axis. No, non ne non compro un secondo vulcano. Comunque ti stavo dicendo, aspetta che non mi ricordo più. Ah, sì, io vorrei spingere l'abbonamento di livello 2, vi spiego perché. Perché voi sì, pagate di più, però Twitch trattiene meno, ha meno trattenute sul livello 2 e sul livello 3. Sul livello 1, allora il Prime a poi viene gratis. A poi viene gratis il Prime. Il livello 1 trattiene il 50%, il livello 2 trattiene il 40%, il livello 3 trattiene il 30%. Quindi praticamente voi andate a supportare. Ed inoltre il livello 2 vale 2 punti e il livello 3 vale 3 punti. Se qualcuno di voi facesse l'abbonamento di livello 3, andremmo da 220 da 233 a 236, capito? È come se avessi 236 abbonati. Tu intanto, Roberta, non sei abbonato col Prime, tu ti hanno regalato l'abbonamento, Roberta, se non ricordo male. Il Prime funziona per 30 giorni, però tu che hai il Prime, usa il Prime. Che hai il Prime, usa il Prime e non paghi. Vabbè che tu ne hai regalati 20 in un mese, quindi non ti costa niente, cioè uno in più o in meno, però tu ce l'hai gratis, Roberta. Ah, tu l'hai fatto col Prime, Roberta, e allora tu non paghi. A me è come se fosse un abbonamento di livello 1 quello col Prime. Il Prime ha lo stesso valore del livello 1. Forse mi sono confuso con Pannina, che aveva il Prime e gli ha regalato Roxy. Ok, mi sembra, non mi ricordo però sì, non me lo ricordo, vabbè, ma comunque che importa, è importante essere abbonato. Poi che hai regalato 18.000 abbonamenti. Tu hai il Prime, Robby, il Prime è gratuito. 30 giorni a novembre, con agosto, luglio e settembre, di 31 ce n'è uno, tutti gli altri sono 28. Rimani, zia Tata, non ci fa niente se fai gli screen. Zia Tata,
Axis, devo fermare la live. Devo fermare la live, Axis, fermi tutti. Fermi tutti. Axis, nel nome del mio vulcano Etna, che ho sulle spalle, eccolo qui. Tu mi devi dei soldi, dietro le spalle. Tu mi devi dei soldi, Axis. Tu mi devi dei soldi. E anche tanti, Axis. Tantissimi. Tantissimi soldi. Ma quando mai sei tu pure fatto il ride, hai fatto diventare affiliato Axis, tu prendi il Prime e ti abboni col Prime al mio canale, ecco, e io ti farò altri ride, e quando ti faccio il ride saluta la chat, abbassa il volume del gioco, se no non crescerai mai. Scusa, cioè devi ascoltare i miei consigli. Grazie mille Federica Tadia per questo splendido e scrosciante applauso. Grazie mille per questo scrosciante applauso. Ok, cazzo, è stato adesso. Chi è stato? Aurora. Grazie mille Aurora per i 50 bit. Aurora, a te piace il vulcano, Aurora? Mi spiace per Mattia e Panina. Ti piace il vulcano, Aurora? Questo qua? Lasciatevi ipnotizzare dal vulcano, ragazzi. Lasciatevi ipnotizzare. Proviamo a spegnere la luce, vediamo come si vede con la luce spenta. Freeze. Grazie per il freeze. Osservate la maestosità di un vulcano che erutta. Il vulcano sta eruttando, signori. Il vulcano sta eruttando.
lasciatevi trasportare dalla luce del vulcano. Guardate il calore che emette. Sì, l'ho vista Aurora, fa cagare il fungo. Lasciatevi trasportare. La luce accesa fa più fumo, secondo me, comunque. Ma con la luce accesa fa più fumo, come mai? Riscattato Pacetti, VK2 Melli. VK2 Melli. Buonasera, sono Manco. Signor Franco, un saluto al tuo amico, signor Franco. Come si chiama il tuo amico, signor Franco? Perché non mi chiami, signor Franco, mi chiami? Raga, ma sbaglio, non fa più lo stesso fumo di prima. Che cosa è successo al povero vulcano? Spegniamolo. Stesso. Ah, il figlio della signora. Non fa più lo stesso fumo di prima, ragazzi. Non fa più lo stesso fumo di prima.
Buonasera Pepto, buonasera. Aggiungo l'acqua, ma c'è l'acqua. Ma c'è l'acqua. Cioè, guardate, vi faccio notare una cosa. Tengo lui in mano. Guardate quando mi avvicino al microfono. Guardate. Il mio corpo trasmette la radiazione del vulcano. Sentite. Il vulcano che fa questa radiazione. Cioè, vi rendete conto? Ma com'è che è bello, signor Franco? Ma com'è che è bello? Non è bello, signor Franco, non è bello. È una radiazione. È una radiazione, signor Franco.
cos'è facile reso? Che vi cambia? Secondo voi rovina la hype praticamente. È una trappola. Per quanto riguarda dal punto di vista sentimentale, stabilità, Gaetano, siete secondo me fidanzati da un bel po', stai incominciando a pensarla in grande, però stai attento e cerca di conoscere meno degli aspetti che stai sottovalutando, cerca di non sottovalutarli. Per quanto riguarda l'ambito dei doveri, probabilmente già lavori, e l'asso sta a indicare che probabilmente sarà un mese di rilancio, un mese dove ti impegnerai, ci saranno dei progetti che probabilmente potrebbero migliorare l'assetto della tua esistenza. Per quanto riguarda la salute, l'otto è una carta mediamente alta, però le picche sta a indicare un'insidia. Stai attento a qualche dolore psicosomatico. Ma come non lo calcoli, Federico, lo calcoli? Ma come siete strani comunque, che mi dovete insultare il vulcano, mi dovete insultare. Ma perché è un insulto ai fini della live? Shucks. Inutile, indispensabile. Ah, insulso, se ho letto insulto. Inutile, non indispensabile. Sì, vabbè, questo probabilmente è vero. Questo probabilmente è vero. Il vulcano ha eruttato. Il vulcano ha eruttato. Il vulcano no. Il vulcano ha eruttato.
Signor Franco a casa con l'amichetto, signor Franco. Ma hai capito il signor Franco che è a casa con l'amichetto? Comunque la vita del signor Franco, cioè, è spettacolare, ha 52 anni, esce tutti i giorni con gli amici, mangia tutti i giorni fuori. Non ho parole, ragazzi, non ho parole per la bella vita che fa il signor Franco. Sei privato, fa massaggi sui divani. Io lo richiamo, lo voglio disturbare stasera. Lo voglio disturbare. Sperando che lui non si stia masturbando. Perché non è da escludere questa cosa. Non è assolutamente da escludere che lui sia su un divano a fare un lavoretto. Un pochettino sé. O giusto, Roberta? Non è da escludere. Signor Franco, lei come sta? Io bene, grazie, sono a casa del mio amico, stiamo guardando il computer. Cosa fate? Niente, stiamo guardando il computer, stiamo guardando un videogioco. Ma Fantasy. Non so come si intitola. Fantasy? Sì. Come si chiama? Hogwarts Legacy. Ah, quello di Harry Potter. Sì. Quello di Harry Potter. Sì, bellissimo. Che piace anche a lui, Willy. Sì. Ma Willy quanti anni ha? Quanti anni hai, William, adesso? 36? 37. Ah, è più giovane di lei, signor Franco, è più 36, piccolo. Sì. È più piccolo. Sì. E cosa fate insieme? Niente, l'ho telefonato, sono andata a casa sua a trovarlo, perché non voglio andare a casa mia. Ti annoi a casa tua da solo, hai paura di stare solo? Sì, non mi piace, sì. William, che fa nella vita? Lavora, studia? No, adesso non sto facendo nulla. Te pareva? Non sto facendo niente per il momento. Ho capito, ha lavorato in passato, in questi 36 anni. Sì, ha lavorato, sì, ha fatto dei lavori, sì. Tipo? Non so, e adesso non sto facendo niente in questo momento. Gioca. Sta cercando. Si gode la vita. Sta cercando.
Alla fidanzatina, alla fidanzatina. No, ce l'avevo la fidanzata, una gamba rotta. Ha una gamba rotta perché ha avuto un incidente sul lavoro. Ha avuto un brutto incidente, ha avuto. Ma qua... Ha una gamba che non va, per cui adesso è così adesso. Vabbè, ma da sempre, da sempre. No, ha avuto un incidente lo scorso, vero? E la gamba sarà rotta per sempre o prima o poi si ripara? No, 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 si sta mettendo a posto, però... Però ancora non cammina bene, ci vuole il suo tempo. E vabbè, piano piano, ti devi dire, diglielo, piano sì. Piano, diglielo, diglielo. Piano piano cammini, mi ha detto Marzo. Ritornerà più detto grazie. Ritornerà più forte di prima. E la terza gamba, la terza gamba. E quale? Quale incomincia? Chiedi, William. Tu invece non sei come Garibaldi. William, digli la terza gamba. Come la terza gamba? Un'altra... Come sta la terza gamba di William? Funziona bene? Sta bene, normale. Che ne so, non mi interessa. Non lo so, non voglio saperlo. Lo sai, ti ricordi la frase famosa di Lazzaro? Cosa ha detto quale? Lazzaro? Gesù. Ma senti, ma Matteo dice che ce l'ha con me, vero? No, non ce l'ha con te. Matteo, no. Meno male. Facciamo detto così. No, no. Vabbè, non importa, dai. Vediamo il discorso. Meglio chiuderlo, signor Franco. Oh, yes, baby, signor Franco. A te cosa ti piace giocare? Clash Royale, per il resto non ho molto tempo di giocare. Cosa perché lavori? Lavoro tanto, poi sono sempre in giro sul campo. Ha avuto pensieri impuri questa sera durante le nostre conversazioni nel gruppo Telegram. Ha avuto dei pensieri impuri. Sei già confessato? No, non li ho avuti, no. Perché? No, io no. Mi sembrava che lei stesse giochicchiando un po' con Mattia, con no, Pannina. Perché... Con quell'emoticon sexy. Sexy, vero quell'emoticon? No, è successo che praticamente ha incominciato lui, non so cosa gli ha preso. Era eccitato da lei. Signor Franco, lo so, guarda. Ha visto la sua foto e si è eccitato. Non lo so. Mattia. Ma no, ma scherzo, dai. No, era serio. Vabbè, comunque... Era serio. Vabbè, comunque non so cosa dire. Oh, yes, baby, signor Franco. Allora io... Oh, yes, baby, signor Franco. Mi è avuto un dibattito, allora, tutto lì. E se l'è presa, secondo me? Non ho fatto niente. Lui dice di sì, io no. Io non ho fatto niente. A me sembrava parecchio eccitato. Matti? No, tu. No, io no. Invece sì. E lo sai chi altro si è eccitato da morire? Chi mi ha detto sì? Quei discorsi? Lo sai chi altro si è eccitato? Chi? No, non so chi. Roberto M90. Ma veramente? Ma no, poverino. Ma poi è tutta pura. Tutta è pura. Gocciolava. Come gocciolava? Era talmente eccitata che gocciolava. Madonna, ma non esageriamo, secondo me non è vero. No, dai, è vero, poverina, è vero. Poverina, queste cose qua, povera ragazza. È bravo quella ragazza. Secondo lei è una ragazza che non fa niente di sessuale nella vita? No, penso che lo faccia qualcuno, ma forse esageri un po', tu. Secondo lei è una ragazza che lo fa, aspetta il matrimonio, vero? No, non credo. Però non so, mi sembra un po' esagerato. Non esageri, no? No, è vero. No. Comunque non so cosa è venuto a Mattia stasera. Mi ho fatto rimanere male alla fine. Perché? Alla fine mi è rimasto male. Perché? Ma che ne so, perché io l'ho offeso. Non si so è offeso, signor Franco, non si è offeso. Ma come me l'ha detto? Ma scherzava, scherzava. Ah, vabbè, meno male, è andato a finire tutto bene, va. Tutto bene. E perché è venuto? I maschi quando vengono, poi sono giù. Come è venuto quando le ha mandato la foto delle gambe, lui è venuto, non l'ha visto, non l'ha visto, però è stato così. Ah, capisco, no, poveretto. È venuto presto, lei dura di più? Niente, solo che essendo che mi faceva così e io allora per dibattere lo ha consentito. Ma lei è mai venuto nella sua vita, signor Franco? E tu?
Io sì, un sacco di volte, miliardi di volte. Eh sì, anche a me, che succede? Succede, è successo, Quindi lo fa. È successo? no? È successo. Sì, è successo, sì. E cosa prova? Che provano tutti. È una bella sensazione, no? Una bellissima sensazione quella. Sì, è Ma poi si va a successo. confessare subito o aspetta qualche giorno? Non mi è capitato così. Così. Si va a confessare subito. Sì, anche mi confesso, anche se lo faccio, sì. Le E lo racconta al prete? mie cose, sì, quello che qualsiasi cosa la racconto, sì. Le Per esempio, il fatto mancanze, le debolezze. che lei viene l'ha raccontato al prete, giusto? No, no, perché non faccio nulla da solo, succede. Ah, senza che lei si tocca, Beh. succede? Madonna. Sì, mi metti un po' in imbarazzo, mi dici così imbarazzato. Vabbè, se vuole le dico come succede a me. Vabbè, a te come succede che A me ti... succede che lo faccio apposta, mi metto nel letto Oh, e povero, sì. o con una ragazza oppure da solo con le mani e incomincio a fare su e giù pensando a qualcosa di bello. Ah, ho capito, ti fai da solo. Se non ho una Ho ragazza, capito. se non ho una ragazza faccio da solo, se ho una ragazza faccio l'amore con quella ragazza. Ho capito. Lei invece? Io non faccio nulla. Viene solo così ogni tanto. Sì. Ma mentre dorme o da sveglio? No, quando dormo. Ah, e si sveglia tutto bagnato quindi. Vabbè, succede, signor Franco. Mi succede quello, Se non lo anche. si fa a mano, perché le spiego come funziona se vuole, signor Franco. Ah, sì. Allora, il corpo umano funziona che è normale in natura venire. Quindi, se non lo si fa da soli, da svegli, Ah sì, ascolto, io ascolto sempre. succede nel sonno. Proprio perché è natura, quindi non è peccato masturbarsi, capisce, signor Franco? Non è peccato, perché è nella nostra natura. Come mangiare, come dormire, come bere, è la nostra natura. Quindi non deve preoccuparsi, signor Franco. Capito? Signor Franco, non si preoccupi, va tutto bene. bene. Si lasci andare, Sì. stasera si mette nel letto sotto le coperte, si mette la mano nelle mutande e pensi a qualcosa di bello. Pensi a qualcosa di bello. Si lascia Ok. andare. Si lascia andare, come quando ha visto Gesù adolescente, si lascia andare. Ah, così? Sì, si deve lasciare No, andare. ma qua non è stata colpa mia, eh. Lo so, Ci ho mancato pazienza. ma lei si deve lasciare andare. Da sveglio, si mette sotto le coperte, una mano nelle mutande, pensa a una bella donna, signor Franco, se le piacciono le donne. Pensa a una bella donna che la bacia sul collo, che la tocca, che la seduce. Bella formosa, come piace a lei, signor Franco. Come piace a lei. A te hai detto che fino alla terza poi dopo non va più bene. Ti ricordi, hai detto che fino alla terza non va più bene, che devi sempre. Aspetta un attimo, mi stanno leccando, Sì, mi ho stanno capito. leccando, mi stanno leccando. Roxy si contenga, Roxy mi sta leccando. Ma chi? Roxy, vabbè, diciamo, a me le tette sì, piace la terza, la mia misura preferita è la terza. A te invece? Pic pic 56 cird x100 ci estana le e tunai ti e kif ff Buonasera e benvenuto sul k. Ma signor Franco, le piace il vulcano? Questo discorso che le ho fatto adesso. L'ho convinta. Sì, è così. Stasera lo fa, stasera, domani.
dimmi. Stavo dicendo che mi rilassi. Capito. Non si incazzi, non si incazzi, ho capito. Perché si incazza? No, mi rilassi. Ho capito, ho capito, ho capito. Ah. Ho sentito. Dico. Come un formicolio, sento. Ma lei ha capito quando ha lei, per evitare di che succeda nel sonno, lo faccia da sveglio. Ho capito. Vabbè, faccio così. Ok, poi si faccia un bidet. Ce l'ha il bidet? Non so, serio, no. Se no le viene una cosa. È certo che mi lavo più pulito di me. Sì, però tanto che io... mi lavo che ci consumo più, io consumo per 3-4 persone l'acqua. Ok, però ascolti, siccome è come se fossero, è come se sarà la prima volta se lo fa tipo stasera o domani, giusto? Sarà la prima volta da sveglio, no? Io le do qualche dritta, visto che sono un po'. Capito, io le do consigli, poi le faccia quello che vuole. Dopo che lei finisce, va in bagno, si lavi bene la parte intima, perché sennò quando si asciuga, a parte che un pochettino fa odore, ma poi succede che dentro la pelle si crea una sostanza fastidiosa, che quando si appiccica e diventa poi tutta una cosa bianca, fastidiosa, quindi si faccia bene il bidet. Io mi lavo sempre bene. Sì, ma se sarà la prima volta, sarà diverso. Nel sonno. Ho capito. Capito? Lei verrà in maniera diversa rispetto al sonno, capisce? Ok, sì. Lei deve fare quella mano su e giù fino a quando non finisce. Ho capito. Ok? Pensando a una bella donna. Tu dovresti fare lo sessuolo con il professore di italiano. Lo so. Ma vedi che i professori di italiano insegnano anche questo. Certo, è importante fare educazione sessuale a scuola. Ho capito. Per esempio, insegnare a mettere il preservativo, ad esempio. Ma pure quello? Certo, è importante utilizzare il preservativo, sa perché? No. Perché si previene la trasmissione di malattie sessualmente trasmissibili. Lo so. Capisci? A scuola, diciamo, sì, anche a scuola. Mi raccomando, signor Franco, non faccia mai rapporti non protetti, né con donne né con uomini. Va bene. Dimmi qualcosa in ASMR. In soft spoken. Oh yes baby, signor Franco. Spero tanto che lei stasera sotto le coperte faccia come le ho detto. Farà come le ho detto, signor Franco. Non lo so, poi vedremo. Cosa fa Pannina? Oh, yes, baby, Pannina. Che fa di bello Pannina? Sta dormendo. Poverina, sta già addormentata, perché lavora, poi viene stanca anche sì, lei. Sì, Pannina dorme, signor Franco. Madonna. Sì. Mi penserà sotto le coperte, signor Franco. Sì, penso che sei bravo. Mi pensi? Ogni tanto sì, che sei bravo. Mi pensi? Penso quello. Mi pensi? Ok. Ok. Dai, signor Franco, adesso continuo la mia diretta. Sono le 2:20, sì. Torni a casa, signor Franco, inizia a essere tardi. Lo so, allora, non ti dico solo se mi puoi dire qualcosa. Ma te lo sto dicendo. Di rilassante. Qualcosa di rilassante. Rilassante. Mi rilassa, vediamo se ci riesci. Ok. Se riesci sono così perché non sono da solo, mi sento un po' imbarazzo. Ok. Non sono da solo, un'altra cosa a casa. Ok. Qualcosa di rilassante, signor Franco, ok? Signor Franco, su e giù, tutto dentro, signor Franco, su e giù. Oh sì, tutto dentro, su e giù. Oh yes, I put it in your mouth, tutto dentro, tutto dentro, tutto
su e giù, su e giù, su e giù fino a venire via. Su e giù fino a venire via, signor Franco. Go. L'ho rilassata? Sì. Bene, bene, adesso vado. Delle vibrazioni. Ha sentito delle vibrazioni? Nell'orecchio. Quando parli così, come si chiama? Soft spoken. Quando parli così si sente questa cosa soft qui. Soft spoken. Un solletico. Solletico, sì. Sì, un solleticare le orecchie, santo. Sì, quando parli così si sì, una, sì, sì, come, sì. Così. Sì, 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 sì. Così. Sì. Ma io non ho capito, Marzo? Eh? Perché cosa c'hanno le mie gambe, scusa? Sono dannatamente sensuali. Sei sicuro? Mattia Mazzella mi ha detto che appena l'ha vista è venuto. Ma no, quello di... ha detto qualche... ha detto una scemenza, no. Tanto è successo. Ah, non lo so, perché... ma perché l'hai visto tu? L'ha detto lui. Ah, vabbè, se lo dice lui. Per me sono delle gambe, vabbè, sono dritte, meno male, almeno le gambe dritte ce l'ho, sono lunghe. E la terza gamba? È normale. Quanto all'incirca? Non lo so. Più, è più, più grande della sua mano? Ma penso sì, penso di sì. Cioè tipo con la mano lo avvolge tutto o ne esce un bel po' fuori? Ah, non lo so, non intendo. Scusa, lei non si fa il bidet? Sì, per forza. Appunto, quando si fa il bidet, con la mano lo copre tutto o ne rimane fuori un pezzo? No, rimane fuori, perché non male. Allora è bello grande, signora. E invece? Anche il mio rimane fuori, però voglio dire, non me l'aspettavo da lei. Non l'aspettavo, perché? Quanto ne rimane fuori dalla sua mano? Più di metà? Più di metà? Normale. Più di metà? Che vuol dire normale? Che cazzo vuol dire normale? Più di metà? Un pochino, sì. Un pochino o più di metà? Metà. Metà? Come hai detto tu, sì. Più di metà, più di metà. Sì. Quante tue mani ci vogliono per coprirlo tutto? Ma che ne so. E guarda, stasera guardalo. Va bene, va bene, va bene. Lo guardo stasera. Ok. Alcuni dormono, alcuni scrivono Franco misuralo, Franco superdotato, Franco normale, Franco ti vorrei baciare, Franco adoro le tue gambe, Franco la tua voce è sensuale, Franco oh yes baby, Franco... Ma io già ho le gambe, sono troppo magro però, fisicamente, sinceramente, per la verità. Mm. Sono troppo magro, però io ho molte le gambe lunghe e poi sono perfette. Mm. Sono perfette, sono drittissime. Potrei ballare con queste gambe qua, su queste gambe. Ah, potrebbe ballare. E sai che cosa ha scritto Roxy? Sì. Ha scritto che vorremmo vedere la foto della terza gamba su Telegram. No, quelle cose non le faccio io. E vabbè, signor Franco, per scopi scientifici. Gambe lunghe, perfette e drittissime, ha scritto Roberta M90. No, ma quello è vero, non è una che me lo invento io, è vero, sono così. Ok, sono ok. Senti, signor Franco, dobbiamo salutarci, sono praticamente le due. Okay. Io l'unica cosa che vorrei è che tu mi saluti Stream Elements. Stream Elements? Sì. Allora, ti dico, buonanotte Stream Elements, buonanotte, ti sono salutato, buonanotte. Ok, ok, ok. Nello Pompi? Pompinello? Come? Pompinello? Nello Pompi? Pompinello? Ma qual è uno o l'altro? Cosa devo dire, no? È nome e cognome. Nello il nome? Nello. Pompinello. Nello Pompi? Madonna. Ah, Nello Pompi? Pompinello, dai! Pompinello.
Bello, buonanotte. Tanto. E poi c'è una diarrea e basta, che una diarrea dice ma a me non mi saluta mai. Sapevo, prima di conoscerti avevo capito che eri particolare. No, avevo ragione a pensare che eri particolare. Una diarrea, ciao, buonanotte. Dai, buonanotte signor Franco, buonanotte. Buonanotte anche a te. Anche Federica Tadia. Federica Tadia, buonanotte. Ok, buonanotte a tutti, dai, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. 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 Questo è per te. Ok. Questo è per te. Ok, vada. Buonanotte. 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 Sono più sciolto. Buonanotte. Buonanotte, non si preoccupi, signor Franco. No, no, no. Che bella voce di ha. Grazie, signor Franco. Meraviglioso. Meraviglioso, grazie. Che stress. Ragazzi, incontri persone bellissime, come bello Twitch, incontri persone bellissime, eh sì, in realtà lui l'ho conosciuto su YouTube, ragazzi, ma non fa più lo stesso fumo di che faceva all'inizio live, sta cosa. Oh, tocca, boom, 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 boom. Grazie mille, tocca, boom, boom, per esserti abbonato al... Tocca, boom, boom, se vuoi entrare nel gruppo Telegram fatti dare il link da Lucia, oppure iscrivimi su Instagram, marzo-passo94, ti aspetto lì. Inoltre hai diritto ad una lettura sensitiva, allora ti spiego come funzionano. Nome, autore e situazione sentimentale, potrai sapere come ti andranno i prossimi 30 giorni dal punto di vista della situazione sentimentale, dell'ambito dei doveri, quindi lavoro o studio, e dal punto di vista della salute, nome, età e situazione sentimentale. Ciao Marzo, ricordati di bere, mi chiedi se è finita l'acqua. È finita l'acqua. Ammetto che è finita l'acqua. The water is finished. The water is finished. Si deve dire il tuo, se non lo vuoi non te la faccio, però entra nel gruppo Telegram. Ho detto autore. Comunque ragazzi, vorrei fare un discorso, siamo a 225 sub, siamo vicini al record di 300, siamo vicinissimi. Grande Nasellone! Ieri sera ti ho benedetto, Nasellone, l'altro ieri, lunedì sera ti ho benedetto, Nasellone. Ragazzi, chi c'era in live con te, Nasellone, domani all'esame, facciamogli una benedizione. Ti ho benedetto, anche se tu non eri in live, Nasellone.
casellone. Mamma mia, dobbiamo fare un discorso. Ragazzi, oggi è il 12 maggio 2023. Una data che può sembrare inutile, una data che può sembrare senza valore, eppure sono circa 15 giorni che sono tornato su Twitch. 15 giorni dove 225 persone si sono abbonate al mio canale. E dove Nasellone ha preso la patente per il motociclo. Nasellone, benvenuto tra i patentati. È marzo 94, medesimo. Bentornato alla Reconquista di Twitch. Ricordatevi, ragazzi, se incontrate una difficoltà, non abbiate paura, inseguite la paura, trasformate i problemi in opportunità. Non fermatevi mai, perché soltanto i ragazzini si fermano, gli uomini non smettono mai di lottare. 225 abbonati, 225 nasi, 225 bocca, 450 occhi che guardano, 225 cuori che battono, boom, 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 battono al ritmo della nostra cuore, battono insieme a noi ad unisono, sincronicità, asincroni e soprattutto 225 persone che mi danno dei soldi, 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 soldi. Io ho sempre pensato di poter guadagnare seduto su una sedia, ho sempre pensato di poter girare il mondo in camper e ho comprato un camper, non importa se aveva infiltrazioni e danni di 4-5 mila euro, non importa se del 1989 lui camminerà, lui si mangerà la strada, noi gireremo l'Europa, Europa, 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 Europa. Cappuccino, sento che sta tornando e voi mi aiuterete a pagare tutte le spese, le spese, le spese, le spese. Relax. E appena sarà pronto, inizierò a raccontare tutto sul canale Marzo 94. Come si vive in camper, come si vive la quotidianità, a bordo di un camper, come si farà il bucato, come si cucinerà, dove si dorme, quanto costa vivere in camper, come fare l'amore in camper, si possono organizzare delle orge all'interno del camper e se sì, quante persone riescono a scopare contemporaneamente su un camper. A queste risposte, a queste domande, troveremo la risposta. Nei prossimi mesi, voi continuate a seguirmi e a sopportarmi, a sopportarmi. Viva la vita, viva la vita. Abbasso la tristezza, senza, senza. Vivo l'ottimismo, vivo l'ottimismo, l'ottimismo, l'ottimismo. Relax. Relax. Se vuoi la lettura sensitiva, hai un minuto per richiedermela. Oppure taccia per sempre. Gaetano. Gaetano. E si dovremmo fare il temporale, anche se ce l'abbiamo fatto.
Antonio, 35 anni, sei singolo, fidanzato? Ma veramente sei fidanzato? Con un uomo o con una donna? Lo devo sapere, fine della lettura. Ma infatti come forse? What? What are you saying? Dice donna. Boh, vabbè, questo è strano, ragazzi, questo è... Meno male che mi ha dato i soldi. Proprio strano sto tizio. Non è normale sto tizio, ragazzi. Ha qualche rotella fuori posto. Ma avete fatto l'amore qualche volta? Roxy, non sta bene questo. Non ci fare caso. Uno, due, tre. Sentimentale, caro Toca Bum Bum, 8 di picche sta a indicare che hai una situazione sentimentale dove comunque c'è della delusione che alberga o in te o nella persona che stai frequentando. L'8 è una carta alta, vuol dire che comunque dovrebbe non finire nei prossimi 30 giorni, però stai attento a non alimentare situazioni che vi tendono a dividere, a creare una scissione fra di voi. Comunque secondo me non sei fidanzato da tanto, da meno di un anno e mezzo. Per quanto riguarda l'ambito invece dei doveri, non so se tu studi o lavori, spero lavori, 35 anni, il 7 sta a indicare stabilità, il cuore che comunque ti va abbastanza bene, cioè nel senso non ti senti così tanto sottomesso, così tanto sfruttato, anche se ovviamente ti sarebbe piaciuto ottenere di più, però diciamo sei abbastanza soddisfatto dal punto di vista lavorativo e sarai soddisfatto per i prossimi 30 giorni. Per quanto riguarda la salute, il 2 è una carta molto bassa e il quadri sta a indicare un inciampo. Non so se tu forse vieni da un momento difficile, magari fammelo sapere con un commento, però sappi che il 2 di quadri non è un buon segno per i prossimi 30 giorni. Ci potrebbe essere qualche inciampo, qualche instabilità, qualche momento di defiance. Bene ragazzi, sono le 2, io voglio andare a dormire perché stanotte mi sono addormentato. No, l'ultima che ho detto era lavorativo, il primo era sentimentale, il secondo lavorativo, il terzo di salute. Cosa non hai capito? Allora ragazzi, a chi facciamo i ride? Ciao, sono Franco. Sei un bel ragazzo. E brava Toca. Benvenuto Toca. Benvenuto Toca. Toca, tu come mi hai scoperto? Da dove vieni? Da come mi hai scoperto qui su Twitch? Stai buono per amor di Dio. Che cazzo stai scrivendo? Buonanotte Roxy, sto staccando anch'io. Oh, guarda che profumo che faceva quel vulcano, cazzo. Lucia, sei fantastica quando fai le clip, Lucia. Lucia. Ragazzi, un applauso a Lucia. Un applauso a Lucia.
Grazie Lucia. Lucia. Bravissima Lucia, sei stata bravissima a fare queste clip. Come sempre Lucia, best clipper of the channel. Brava Lucia. Sei bravissima Lucia. Usi impropri del vulcano. Ma mi sa che si è addormentata Lucia. Faceva più fumo, perché non fa lo stesso fumo di prima sta cosa. Aspetta, vado a mettergli l'acqua. Faceva molto più fumo a inizio serata. Leggiamo istruzioni, forse. Così no ragazzi, ritirate quello che avete detto. Roberta è meno 90, se non ti piace neanche così. Ma è bellissimo. Registro un video per YouTube. Ma è bellissimo così. Ma è favoloso. Dai, è favoloso. No, vabbè, ma così è favoloso. No, dai, è favoloso. Sì.
Allora, chiudete gli occhi e immaginate di essere nell'albergo dove ho dormito io quando la Yamaha mi ha invitato per il test ride dell'MT-09 2017. Questo, signori e signori, è l'Etna. L'Etna che sta eruttando, fate la clip, è meraviglioso. È meraviglioso, ragazzi. È meraviglioso. Votate la reazione sul canale. Guardate che questa live è bellissima, perché il vulcano è meraviglioso, ragazzi. Il vulcano sta eruttando, signori e signori. Benvenuti, benvenute. Il vulcano sta eruttando in maniera meravigliosa. Meravigliosa creatura, questo vulcano. Meravigliosa creatura, questo vulcano. Non c'è questo vulcano, non c'è niente che mi renda più contento di questo vulcano. Brucia la città e il vulcano sta eruttando. Mi sto eccitando perché lui sta sbuffando. Ando, ando, ma quanto è bello andare in giro con questo vulcano che erutta piano. Mi sto eccitando, no, adesso tra poco mi andrò a segare, mi andrò a segare. La 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 la. Cambiamo modalità, cambiamo, vediamo. Allora, 1, 2, 3. Dovrebbe essere uno sbuffo continuo ora. E non si è incantato, ma solo così. Teniamolo premuto. E non si è incantato. Mamma mia. Oh mamma, che vampata! Avete visto? Avete visto? 1, 2, 3. Madonna, che vampata, ragazzi! Oh mamma! Bellissimo! 1, 2. Dovrebbe fare in continuo, perché non lo fa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ma spettacolo, ragazzi! Ma quanto è bello, ragazzi, da 1 a 10! Spettacolare, ragazzi, spettacolare! Cioè, buonasera, Lida! Si presenti però dove viene la vita oltre a chiamare Franco Melodico. Vengo dalla Sicilia, sono siciliano, ma giro in camper, ho comprato un camper del 1989. Aspetti un attimo.
costato il vulcano secondo te? Quanto è costato secondo te questo? Vediamo se indovini. Buonasera Gothic Girl, buonasera. Quanto è costato secondo te questo vulcano? Vediamo se indovini. Se indovini, regala un abbonamento a qualcuno. Come 6 euro. Speri poco, poco quanto? 50 euro. Secondo te quanto è costato? Costato 27 euro, è costato 27 euro. Sempre mi ricordo, prima sembrava ne facesse di più, comunque prima sembrava ne facesse di più. Ti piace ste cosa, Andro? Non so, ma prima sembrava ne facesse di più. Vabbè, va bene, dai ragazzi. Antonio, se hai qualche domanda sei libero di farmela, poi andiamo. Hai mai sentito il temporale? No, no, faccio il resto, non butto niente io. Tocca a Bombom, hai mai sentito il temporale? No, si è quasi avvicinato. Se avessi risposto 27, avrei regalato un abbonamento. Lui non ha risposto 27, ha risposto 25. La risposta esatta era o 27 o 26,99. Capito? No, sono single, ho un tante passerone. Sono stato fidanzato per 7 anni e mezzo e ho sofferto come un porco, perché la storia è, ahimè, conclusasi. E niente. Niente, tutto qua, insomma. Fai il compleanno, tanti auguri a me, cosa. Fai il compleanno, Nadia, dobbiamo farle il ride stasera. Soffia un vento. Soffia un vento lieve, 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 che porta nuvoloni neri, 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 e inizia a piovere, a piovere, a piovere, a piovere, a piovere, a piovere. All'improvviso un fulmine squarcia il cielo, il cielo, il cielo, il cielo.
esservi iscritti al canale. Oh. Grazie, tocca a Boom Boom, ma infatti il mio è ASMR show, capito? Il mio è ASMR show. Tocca a Boom Boom, ti voglio bene, comunque sempre tu diventerai uno dei nostri.
Revolution. Eccoci tornati con Vulcano. Siamo tornati anche con Vulcano. Ma io non capisco perché adesso fa. Vedi? Non fa più, secondo me, perché sta finendo l'acqua a sto punto. Noi siamo la rivoluzione. Sto Vulcano ha fatto un sacco di danni comunque oggi. No, ma l'acqua c'è, ragazzi. L'acqua c'è. Sai qual è il problema? Perché prima c'era molto più fumo all'inizio live. Per questa live è tutto. Facciamo il ride a Nadia stasera. Facciamo il ride a Nadia. Vi aspetto domani sera, probabilmente l'ultima live della settimana. No, scherzo, che cazzo dico? Penso di fare live tutta la settimana. E vi aspetto domani. Sai, è facile essere amici della luna. Bene, è arrivata l'ora di raggiungere le mie amiche stelle per illuminare il cielo notturno. Come vuoi, Luna. Ma prima di andare, non vuoi cantare la canzone dell'arrivederci? Certo, con molto piacere, Bear. Con molto piacere. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ciao! Casper.